ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e benvenuti anche in questo nuovo format di video. Infatti questo sarà il primo video di una nuova idea. Allora, non so se vi ricordate, i menù di Benedetta era il programma di cucina che andava in onda sulla 7, proprio con Benedetta Parodi. A noi piaceva da morire, eravamo due grandi fan, io e Fede, e ci piaceva soprattutto l'ultima parte, ovvero il salvacena. Era l'ultimissima cosa che faceva Benedetta prima che iniziasse il telegiornale e si chiudesse quindi la puntata. Ci faceva troppo ridere e abbiamo pensato che magari sarebbe stato carino copiare l'idea e inserirla qua all'interno del nostro canale, facendola un pochino nostra, quindi proponendovi dei salvacena in pochissimi minuti, sani, golosi, con tante verdure, insomma, nella nostra tipologia di cucina. Da quando io premerò questo pulsante inizierà a partire il timer. Abbiamo 10 minuti e in 10 minuti andrò a preparare la cena. Il salvacena che proviamo a fare oggi sarà una piadina farcita con melanzane grigliate e pesto con il basilico, frutta secca e un pochino di fagioli cannellini, quindi un mix tra un pesto e un hummus, un ibrido. Siamo pronti, quindi faccio partire il timer e incrociamo le dita. Si parte! Allora, primissima cosa, non perdo tempo, anche perché ragazzi, voi non lo sapete, ma questa cosa è stata già fatta. Ovviamente la ricetta era diversa, non abbiamo fatto in tempo in 10 minuti, quindi stiamo cambiando e rifacendo. Melanzane grigliate le vado a fare a fette. Sì, no, faccio anche questa. E faccio due infornate, sono troppo ottimista, dici. Allora, accendiamo la padella, metto bello alto, così parte. Io sinceramente non metto olio quando vado a fare le melanzane grigliate, perché in questo modo mi rimangono meno fritte, un po' più asciutte e mi piacciono di più. Però siccome oggi abbiamo pochissimo tempo, alla fine sono entrate tutte, quasi, le copro comunque con il coperchio. E mi stavo dimenticando, vado a mettere un pizzichino di sale. Vado a mettere un pochino di sale perché così buttano fuori un po' di acqua. Bene, nel frattempo posso preparare questo ibrido fra hummus e pesto. Vado a prendere il frullatore. Boccale. Allora, mi devo calmare perché la prima prova è andata male e ho paura di non fare in tempo. Invece ce la farò. Vado a prendere la frutta secca e la metto dentro. La frutta secca è stata in ammollo pochissimi minuti. Diciamo da quando è partito il video, bastano davvero pochi minuti, pochi istanti. Certo che se volete potete lasciarla anche più tempo. Poi ci andiamo a mettere il basilico, ovviamente ho lavato tutto. Vado a mettere i fagioli cannellini, quindi metto proprio tutti gli ingredienti. Mi asciugo, eccolo. Vado a mettere un pochino di salsa tahina. Cucchiaino, tanto qua, alzo un altro po', olè, troppa? Guardo l'esperta dell'hummus dietro di me, va bene, questo via, qui, succo di limone, ok. E allora, il sale non ce lo metto perché era già nei legumi, ci metto un pochino di erbette e ci vado a mettere un po' di curcuma, ma poca in realtà, perché alla fine c'è già il basilico che dà profumo e sapore, anzi mi piace che poi è un po' verdino. Ok, siamo pronti per frullare. A quanti minuti siamo? Ok, allora, forse manca un po' di acqua, tu fermo, non cadere, ok, già che ci sono ci vado a mettere anche un po' di olio.
perché è pur sempre un po' pesto. Ok. Wow, bellissimo. Ops. Sentiamo. Un po' di sale ci vuole. Quanti minuti mancano? Mancano 5 minuti? E mezzo? Addirittura? Quindi posso aprire, girare, fare. Oh ragazzi, no, prima è andata veramente male. Ok, perfette le melanzane, perfette, guardate che belle. E senza olio vengono così asciutte. A me le melanzane grigliate piacciono asciutte. Quando ci metto l'olio si ammollano, diventano mosce. Invece così fa proprio effetto brace. Ok, faccio mescolare il sale. Ok, quindi posso addirittura pulire il frullatore con la spatolina che sta di là. Ok, e mo me lo dici? Oddio, sto facendo un casino. Allora. Sì. Allora, le melanzane sono pronte. Bellissime, le vado a mettere qua per non perdere tempo, cercare un piatto. Ok, facciamo così e vado a tostare la piadina. Anzi, siccome ne facciamo due, e per fare prima le tosto tutte e due insieme, poi giro e alterno i lati. E quindi, allora, pesto pronto, melanzanine pronte, taglio i pomodorini. Ok, ma ci siamo, abbiamo praticamente fatto e questa è una cena completa, anche perché abbiamo anche una quota proteica, dato che abbiamo fatto questo hummus, direi che siamo a cavallo. Non sento nessuna puzza di bruciato, forse qualche pezzettino della cipolla di prima, la piadina. Sto bruciando la piadina. Ok, perché questi fornelli a induzione sono bastardi, molto belli ma molto bastardi. Allora, qua abbiamo i pomodorini, ci manca soltanto da impiattare. Allora, piatto. Buonissimo. Credo, in tutta sincerità, di aver messo troppo sale, però è molto buono. Ok, allora, se ho avuto fortuna, l'altra piadina non si è bruciata. 2 minuti. Ma oggi proprio. Senti, prima è andata malissimo, ragazzi, prima malissimo. Ho il tempo anche di raccontarvi questa cosa. Eravamo a 2 minuti e io avevo ancora le melanzane crude, cioè praticamente l'avevo finite di tagliare. Ci ho messo 10 minuti a tagliare le melanzane, allucinante. Allora, tolgo la piadina, questa la facciamo tostare, ma lo spengo addirittura, e iniziamo a farcire. Cucchiaio. Questo. Comunque è venuto veramente buono l'hummus così. Perché in realtà non sa per niente di hummus, sembra un pesto con qualcos'altro, però non si sente assolutamente il sapore dei fagioli. Ok,
Io, come vedete, cioè, avendoci messo l'acqua, è venuto un po' liquido. Ho seguito la ricetta, cioè la strategia hummus di Fede, che ci mette sempre un po' di acqua. Magari vi consiglio di metterne di meno di quella che ho messo io, per la fretta l'ho buttata dentro, però un po' meno acqua forse era meglio. Melanzane, un minuto, vabbè, un minuto ci siamo, devo fare soltanto un'altra piadina. Ok, insalatina e chiudiamo. Questa è la prima, andiamo, no, questa è quella cruda. Lei, l'ho proprio bruciata. Ah! Ho fatto. Vabbè. Simbolico. Lo chiudo così. Allora, che dovevo fare? Hummus. Ok. A quanto siamo? 7 secondi. Ah! Mi sa. 5. Ecco. 7 secondi. No, no, no. Stack. 8 minuti. E abbiamo le piadine farcite. Ragazzi, cioè 8 minuti, 10 minuti, sono sposata e sono abituata a vedere il vero salvaceno di Benedetta che faceva le cose in 8 minuti. Come fai a fare le cose in 8 minuti? Comunque noi ce l'abbiamo fatta in 10. Piadine farcite, pronte per la vostra cena. Se volete potete mettere anche l'hummus, pesto che vi avanza, in una ciotolina e lo portate a tavola. E buon appetito!